Non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Mi hanno fatto questa canzoncina, il macellaio e il pescivendolo, dice e sorride la ragazza seduta al ristorante pizzeria cinese con tre amiche. Lavora al banco di salumi e formaggi di un mercato all'aperto e racconta. Metti il banco alle 6:30 e alle 7:15 arriva già la vecchietta. Mi dà un etto di cotto. Ma c'hai 80 anni, ma perché non vieni a mezzogiorno? E poi vuole anche il latte? No, signora, no, il latte non c'è. Quello del latte passa alle 9. Ride. Ha il viso fine, i capelli lisci, castani e le labbra sottili. Ce n'è che mi fanno sclerare. E poi il sabato, che devo stare anche il pomeriggio, non ne posso più. E allora certe volte urlo, venghino, venghino, che c'è il salame bello, così mi sfogo. Fai come se fossi al mercato, dice l'amica, e ridono insieme di nuovo. Ma il macellaio, gliela faccio io la canzone, lui che taglia le fette di vitello. E davanti c'è un marocchino che vende la frutta, e alle 6 del mattino c'è Giada Moretti, quella da 66 cl, sai. Non sta mai zitto? Mi ha detto che è diventato padre, gli ho fatto i complimenti e lui ha detto che no, se l'era inventato, che bisogna inventarsi le cose per stare sul mercato. Poi, in tono più basso, la Miriam non ce l'ha più fatta, ha dovuto lasciare il lavoro, lì se non sei forte scleri troppo. Il giovedì c'è quella delle magliette che mette il banchetto proprio attaccato al palo della luce e va avanti tutto il giorno a battere sul palo con una spranga di ferro. Forse, dice l'amica, per attirare i clienti. No, no, lo fa, ribatte lei, per rompere i coglioni. Ridono e finiscono la cena. Io finisco la mia pizza, mi alzo, pago il conto, esco, canticchio nella mente, non si può andare avanti così, a tagliare le fette di brie. Un poco innamorato, ma tranquillo. Salgo in casa per fare il mio mestiere, guardone e parassita del racconto.